Caso cisterne al porto, un primo passo importante in avanti, ma ancora troppo poco. Sono stati sospesi i lavori della Isecold, però quanto ancora c'è da fare? Io non so se si vede questo inquietante palcoscenico che noi siamo costretti a vedere tutti i giorni, vivendo nel terrore e nella paura di fare la fine di San Giovanni a Teduccio. Noi amiamo la nostra città, amiamo il nostro territorio, vogliamo che non venga più deturpato. È 40 anni che questo territorio viene violato da tutti quelli che sono stati gli amministratori, che si sono susseguiti in tutti questi anni. Non vogliamo le cisterne perché portano tumori, noi vogliamo vivere. Vogliamo vivere e vogliamo godere della bellezza che il Padre Eterno ci ha donato. Questo problema non è solo della Salera, è di tutta la città. I tumori sono aumentati del 30% perché sembra che tutto è fatto in sicurezza, tutto è a posto, ma non è vero, le esalazioni ci sono. Lei ha scelto di tornare qui nel 2000, una scelta di cuore visto che ha vissuto quasi tutta la sua vita al nord. In cuor suo si sente di aver effettuato una scelta sbagliata a tornare a Torre Annunziata? No, perché io penso che nulla accade per caso. E siccome io sono credente, forse è stata la Madonna della Neve che mi ha voluto a Torre Annunziata, perché io sono battagliera. Cosa intende fare adesso il Comitato Salera per poter proseguire in questi passi in avanti? Niente, sicuramente ci riuniremo un'altra volta tutti quanti e vedremo un poco il da farsi, insomma. Certo c'è stato un fermo, però ciò non è detto che non le installeranno più. Noi ce l'auguriamo, ma veramente di cuore ce l'auguriamo. E comunque si continuerà a combattere per Torre, perché come ha detto Maria Neve, noi ce la dobbiamo riprendere la nostra città. Non è giusto, non è più giusto se per tanti anni siamo stati, mi metto pure io, siamo stati in silenzio, è ora di dire basta, è ora di riprenderci, ma veramente riprenderci la nostra città.